Cari fratelli e care sorelle in ascolto, buongiorno. Ci raccogliamo alla presenza del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetto in eterno. Amen. Dal Libro dei Salmi leggo: Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono. La sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Ci raccogliamo in preghiere con le parole del teologo Karl Barth. Signore nostro Dio, tu sai chi noi siamo. Esseri umani che hanno buona coscienza e esseri umani che hanno cattiva coscienza. Gente contenta e gente scontenta. Gente sicura di sé e gente ansiosa. Cristiani di convenzione e cristiani di tradizione, dei credenti, dei mezzi credenti e dei non credenti. E tu sai da dove veniamo? Dalla cerchia dei nostri parenti, amici e conoscenti o da una grande solitudine? Da un benessere pacifico o da ogni specie di difficoltà e di tormenti? Da rapporti familiari armoniosi o tesi? O talvolta spezzati, dal cuore della comunità cristiana o dalla sua periferia. Ed ora eccoci tutti davanti a te nelle nostre differenze, tutti uguali per il fatto che siamo tutti in torto di fronte a te e gli uni riguardo agli altri. Tutti uguali perché dovremmo tutti morire un giorno, uguali perché saremmo tutti perduti senza la tua grazia. Ma uguali anche perché la tua grazia ci è promessa e concessa a tutti e tutte nel nome del tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Siamo raccolti per lodarti, lasciando che tu ci parli. E così sia durante questo momento di culto. Te lo domandiamo nel nome di tuo Figlio, nostro Signore Salvatore. Amen. Oh,
Cari fratelli e care sorelle, il primo testo che mi accingo a leggere è tratto dal libro della Genesi, al capitolo 1, dove si dice: «Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E poi nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 12, Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge non riceve le mie parole, a chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così, come il Padre le ha dette a me. E infine, nel libro dell'Esodo, al capitolo 20, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza o alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Cari fratelli e care sorelle, questo è il nostro comandamento, il comandamento dei protestanti. Ci sembra quasi di poter giocare in casa quando la Bibbia ci parla della lotta all'immagine. Dal tempo di Pietro Valdo in poi, la lotta all'immagine ha avuto un peso rilevante nelle chiese protestanti, in particolare in quelle come la nostra che si trovano nel mondo della religiosità cattolica romana, dove l'immagine gioca un ruolo enorme, anche economico. Il problema però sta nel fatto che la battaglia iconoclasta, cioè contro l'immagine che ci si fa di Dio nelle sue diverse forme, oggi è finita. Le statue sono scomparse o comunque nessuno più le adora o le venera come un tempo. Gli idoli di legno, di pietro, di marmo appartengono sempre di più ai musei di archeologia ed anche questo comandamento ha il sapore di una raccomandazione archeologica. Ma allora di che attualità può essere questo comandamento? Che ne facciamo oggi di questa parola nel tempo in cui tutto si traduce in immagine? Perché l'immagine è così importante oggi ancora più di ieri? E inoltre, siamo certi che questo comandamento si opponga soltanto alla confusione che poteva avvenire fra l'idolo raffigurante e il Dio raffigurato e non anche a qualunque tentativo di rappresentare, di immaginare la realtà di Dio ed anche quella degli uomini e delle cose? Tre spunti di riflessione. Il primo, questo comandamento, come tutti gli altri, è innanzitutto espressione di liberazione. Questa parola ci libera da qualunque tipo di rappresentazione di Dio.
non si ha più bisogno di farsi un'immagine di Dio. Non c'è più bisogno di immaginarsi Dio. Certo è raro che possiamo essere annoverati fra coloro che confondono l'immagine, la statua che hanno realizzato con la divinità che volevano rappresentare. Ma è altrettanto vero che è difficile vivere in questa libertà, perché è difficile vivere senza concretezza. L'uomo non può vivere senza immagine, soprattutto senza immagine di Dio. Anche quando sa che Dio è invisibile, gli occorre una rappresentazione di Dio per farsi, diciamo così, un'idea. Non può vivere con un Dio totalmente invisibile, che non si può conoscere personalmente, che non si può immaginare, che è imprevedibile. All'essere umano sembra che nel momento in cui riesce a farsene un'immagine, riesce a rappresentarlo, anche se l'immagine è imprecisa, è imperfetta, Dio sarà sempre là, a portata del suo sguardo, delle sue mani, disponibile, meno imprevedibile, meno misterioso, visibile, raffigurato, modellato. Dio passa insomma al servizio dell'uomo. Ma reso oggetto, Dio diventa però lo schiavo, la cosa e finalmente l'opera dell'uomo. Allora l'uomo è rassicurato al suo Dio, lo pone al servizio di se stesso, lo imbriglia, per così dire. L'immagine, l'idea ci fa credere di possedere almeno un po' ciò che raffiguriamo o mentalmente ci costruiamo. E vengo al secondo punto. Il comandamento che vieta l'immagine ci dice che questo non può darci la concretezza della realtà, ma solo l'illusione della realtà. L'immagine non indica la realtà, ma direi veste la menzogna. Il mondo idilliaco degli spot televisivi non esiste. Non sono queste immagini che possono dare concretezza alla vita e tantomeno a Dio. Ogni immagine, anche mentale, che ci facciamo di Dio o degli uomini è illusoria e l'uomo diventa servo della propria immagine, come molte volte accade di fronte a quanto ci viene imposto dai mezzi di comunicazione. Un esempio lo è l'informazione distorta che abbiamo delle notizie che leggiamo sui giornali rispetto ai molti argomenti importanti che accadono. Penso ad esempio a quanto è accaduto riguardo alla guerra del Golfo. Anche chi da sempre era stato e voleva essere contro l'odio, la violenza, la guerra, è stato portato attraverso la disinformazione di cui venivamo imbottiti a giustificare quella guerra come una guerra giusta e inevitabile. Ed è, mi pare, questo che il comandamento non tollera, perché Dio vuole un uomo, un essere umano libero, fatto ad immagine di un Dio libero. Secondo il testo della creazione potremmo forse tradurre questo comandamento in questo modo: non farti alcuna immagine di Dio, perché tu sei l'immagine di Dio. Ma sappiamo che dopo il giardino dell'Eden questa somiglianza è andata persa, perché all'uomo non è bastato essere simile a Dio, ma ha voluto essere uguale a Dio. E così facendo ha perso di vista la concretezza di Dio ed anche la propria. E vengo al terzo e ultimo punto. Chi vede me vede il Padre, abbiamo letto nell'Evangelo di Giovanni. Nella Bibbia c'è soltanto un'ultima immagine autentica, vera di Dio, ed è quella di Gesù di Nazaret. Lui è la concretezza di Dio e direi la nostra concretezza allo stesso tempo. Ma il fatto singolare è che neanche uno degli evangelisti ha raffigurato o tentato di descrivere
come fosse Gesù. E allora mi pare a questo proposito molto interessante quanto dice uno dei più grandi pensatori e teologi del nostro secolo, Karl Barth, quando diceva: gli artisti hanno raffigurato Cristo in mille modi, hanno descritto l'umanità o la divinità di Cristo, ma un mezzo Cristo non è Cristo. La croce ha segnato la fine di ogni immagine di Dio perché l'uomo sia libero. La realtà di Dio sta oltre anche alla croce, e così anche la nostra vera immagine sta oltre quella croce ed è l'immagine che non ci diamo da soli, ma che ci viene data da Dio. Anche noi siamo come Dio, qualcosa di più di quello che si vede in una nostra immagine. Perciò non facciamo scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non inchiniamoci dinanzi a tali cose e non serviamo loro, perché Egli, l'Eterno, il Dio nostro, è un Dio geloso. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio nostro, ti vogliamo pregare in questo momento per tutte le persone che non possono partecipare a un culto comunitario. Pensiamo agli anziani e ai malati che non riescono a venire in chiesa. Signore, sii particolarmente vicino a queste sorelle e a questi fratelli.
noi ci vogliamo impegnare perché sentano la presenza della comunità. Pensiamo anche a quelle persone, a quelle intere comunità cristiane a cui viene impedito di riunirsi per il culto. Sappiamo che si incontrano in segreto anche a costo della vita. Signore, fa sentire a queste chiese sorelle la tua presenza, in modo che si sentano sempre parte della Chiesa universale, e dona a noi la capacità di essere solidali con loro. In ultimo, Signore, ti preghiamo per chi non osa decidersi a confessare la propria fede in te, per chi pensa a te ogni giorno, ma non sente il bisogno di una comunità, per chi è membro di Chiesa, ma se ne sta ai margini. Signore, sii con loro e sii con noi quando incontriamo questi fratelli e queste sorelle. Ci impegniamo a parlare con loro di te, della loro e della nostra ricerca, e a fare in modo che la comunità diventi uno spazio nella quale la loro ricerca possa svolgersi in modo più efficace. Pensando a tutte queste sorelle, fratelli, oh Signore, per tutti loro e con tutte loro, noi ti preghiamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a dirti: Padre nostro che sei nei cieli, il tuo nome sia santificato, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ricevere la benedizione del Signore. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto su di voi e vi conceda la sua pace. Amen.